Allora, non ho visto Missouri nella discussione, ma da quanto ho capito, sono misure ridotte, no? Vabbè, diciamo 50x25 mm, qua, standard. È meglio la massima, perché cioè, se no non avrai una buona definizione nei percorsi, ok? Canadian Map, siamo bravi. Ok. E adesso facciamo che vabbè, facciamo ad occhio. Ok. Qua. Facciamo un elemento. Ok, muoviamolo un attimino, copiamolo lungo la curva, si può fare, questi linee qui non si possono, devo per forza fare una linea. Coppia, dove era? Qua. No, qua è la cosa, no. Questo qui. Non so come si fa qua. Vai. E lui, ah sì, lui mi sposta, mi specchia perché ho selezionato la riga qui. Ok. Possiamo anche togliere questa linea, penso. Vediamo. Adesso creiamo le tue figure qui, fammi vedere, sto guardando la tua fotografia, così un po' più o meno per capire dove possiamo. Qualcosa che viene qua, più giù, ok, adesso, prendiamo un'altra linea per aiutarci. La mettiamo in mezzo al cerchio. Ok, adesso prendiamo questo e questo, specchiamo, coppia, passa, adesso specchiamo. Ok. Togliamo la linea. No, ma ancora non mi conosco. No. Allora, facciamo così. 1, 2. Troppo. 1, 2. Adesso. Selezioniamo tutti e tre. E giriamoli di 120 gradi, vai. 360. No, prima copiamo e incolliamo. Ok, ma prima ancora. Prima ancora vogliamo aggruppare questi qui. Aggruppare, dov'era che non sapevo e ho cercato e l'ho trovato. Gruppo. Gruppiamo. Adesso copiamoli.
e trasformiamoli. Ah, ok. Adesso. Questi qui selezionati, andiamo sul modeling tools. Facciamo che vogliamo creare qualcosa con che misura abbiamo qua? 1 mm, piccolo è venuto fuori, vabbè, 2 mm sarà più o meno. Allora possiamo aumentare di durata di 2 mm, vai. Applica 3D View. E mezzo e facciamo fade qualcosa, come si chiama lì, component, andiamo qui e facciamo fade, settiamo il punto di ancoraggio che sarà qua. Andiamo a vedere nella vista 3D, oh, nella vista 3D cosa abbiamo combinato. Ok, facciamo che l'ancoraggio è a 0 e facciamo, ecco, abbiamo fatto il piano inclinato. Ok, vabbè, questo tanto per vedere come si faceva il piano inclinato in Aspire. Si poteva anche aver fatto un vettore con questo disegno qui, laterale, e su 2 linee, questa e questa qui, sviluppare questa figura. Cioè, basta sapere come funziona la cosa, no? Ok, adesso facciamo che il componente lo facciamo girare. Sì. Close, no, il componente lo copiamo. Come facciamo? Copia, copia, duplicate, deve essere, no, duplicate. Duplicate, ok. Allora, questo secondo componente qui lo facciamo girare di blu 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 blu, spero che vengano i vettori anche, che si creano i vettori, vediamo un po'. 120 gradi, applica, no, ecco qua, no, ho sbagliato. Chiudiamo, andiamo indietro, non voglio duplicare questo che abbiamo fatto qui, dobbiamo ripetere, no, ma strano. Devo girarlo con il centro. Allora, facciamo così. Questo qui anche avrà la sua altezza, no? Ma torniamo nel Modeling Tools, Create Shape, diamogli 1,5 anche al cerchio, applica. Adesso avremo 3D View, ok, 3D View. E creiamo da questi due componenti qui, creiamo solo uno. Batch. Bake sarebbe come un singolo componente, ok. Eccolo. Ah, perché era solo lui selezionato. Torniamo indietro. And bake component. Facciamo tutti e due visibili. Un selezionato. Tasto shift. L'altro selezionato. E facciamo, adesso facciamo bake.
Ecco. Ok, abbiamo un componente. Okay? Adesso questo componente. Allora, no, torniamo indietro. Facciamo che togliamo visibilità a questo componente. Non sto pensando se posso fare. Copies number 3. È girato intorno a cosa? Copy, vediamo un po', circular array. Ah sì, perché dovevo avere il centro dei cerchi. Bla 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 bla
Chiudiamo, vedi tutte queste cose. Uno, conoscendo qualcosa del programma, riesce a farle, no? Ma se non si studia il programma, come si riesce? Non è impossibile. Questo tasto shift, questo lo mettiamo in mezzo. Adesso, questo. Passa. E lo giriamo di 90 gradi. Ok, chiudiamo. Adesso andiamo a vedere se becchiamo il punto qua in mezzo. 12. Punto 4. 'Ricordo come si fa a far apparire il zero. Zero in mezzo, zero in mezzo, zero in mezzo. Eh sì, ma zero in mezzo. Abbiamo la linea in mezzo. No, non era questo il ragionamento che stavo facendo. Il ragionamento era per capire dove eri 0, 0 in mezzo, perché avevo lasciato quando abbiamo cominciato i lavori 0 in mezzo. E spostando il mouse fin qui mi dà 12 mm. Ah, ecco. E Y è che è 0, mamma mia. Allora, siamo su 0, Y e 12 e mezzo. Perché siamo a metà con questa linea qui. Ok? 12 e mezzo. Allora andiamo a 6.
selezionare componente, questo qui, e dopo questo qui è l'altro. Andiamo a girarlo. Con andiamo a girarlo su 12 e mezzo e Y0, tre coppie. Mezzo, cioè non ho selezionato il close, questo qui, questo qui, 12 e mezzo, rotate copies, number of items 3, angle, che altro volete? Step angle, 120, vai, no. Mamma mia, che difficile. Edit. Ando. Allora, option size. Questo qui. 12,5 Y0. Perché non è Y0. Sì, è Y0. Meno 12,5. Dio mio, ah, Cristoforo Colombo. Close. I vettori non mi vengono. Ah, non mi vengono i vettori. E con i vettori facciamo la stessa cosa. 3. Allora, copiamo questo qui. Batch, meno 12, 3, la, copy, ecco, abbiamo fatto anche i vettori dei piani, tre piani inclinati, ok? Tutto questo perché io non lo uso a spray, no? Cioè, guardando un po' come funzionavano le cose, ti ho fatto se giochi qui. Component, mettiamo tutto assieme, uno, tasto shift, altro, tasto shift, altro. Facciamo un batch. Bake selected components into a single component. Ok. E abbiamo fatto diventare uno solo. I piani inclinati. Più questo qui. Ok? Adesso, nel tuo disegno, abbiamo anche dietro un altro aggeggetto là, che va in questa altezza qua. Allora, prendiamo. Facciamo così. Questo. Lo cancelliamo perché non ci serve. Questo qui, copia e passa. Alziamolo un po'. Facciamo con chi? Questo qui, vedo se riesco. Su di questo qui si deve sbattere fuori. No, non ci riesco. Non mi sbatte nulla. Zoom, 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 zoom. Facciamo un zoomone. Non zoomone, ma un zoomone. A vedere se siamo, ah, possiamo fare vediamo un po', siamo lì, e questi qui li faremo stare. Non mi ricordo più cosa posso fare per accostare questi ragazzi qui. Farò.
Ok. Questi la stessa cosa. Copiamoli, 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 copiamoli. A ruota libera. Ok. E con tutti selezionati, close. Andiamo sulla modellazione, shape editor, facciamo applica. Vediamo un po' cosa è venuto fuori, se non, non ci ha dato qualche, sì, ci ha dato qualche problemino. Facciamo che vogliamo una mag eye. Questo. No. Mag eye, ma senza. Mag eye. Solo che non vogliamo la visibilità di questo qui. Tengo qua. Ah, perfetto. Adesso uniamo questo con quel primi lì. No, con i primi. Questo. Con questo. No, tutti. Ah sì, adesso. Ma perché si è selezionato anche questo? Questo. Ah sì, perché premendo il tasto Shift mi seleziona tutti, anche quelli in mezzo. Dovevo premere Control. Bake, Selected Component. Ok, vabbè, e abbiamo questo qui. E quello è quello che hai, no? Con i vettori. Vabbè. Modeling, modeling, mirror selected objects. Dove sono facciamo flip. Horizontal, right. No, 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 torno indietro. Edit. Under mirror object. Dobbiamo avere per forza la linea. E facciamo la linea, no? Andiamo a disegnare la nostra linea, amica. Mettiamo in mezzo. E selezioniamo tutto, elementi anche, modeling, e facciamo mirror, blue, right, eccola. No, ma devo copiarlo, no? Ando, create, ok. Create right. Via. Ah, mi state rompendo le palle. Ecco qua, close. Va bene? Adesso, togliamo sta riga. No, lasciamola là. Sfizio. Lasciamo tutte le righe. Adesso, cosa voglio fare? Voglio aggruppare i piani inclinati. Aggruppare i piani inclinati. Tutti. Facciamo a group. Group selected vectors. Possiamo tagliarli e andare su un nuovo livello e passarli. Ok? Adesso siamo con nuovo livello, che sono i piani inclinati, vedi? Tolgo i piani inclinati. Vabbè, ma quello non è bisogno. Adesso, vista 3D, ok, più o meno è quello che avevi. Proviamo a fare una percorso utensile, vai.
Blocchiamo la finestrella qui. Pocket, no, driving, no, voglio una sgrossatura. Rugging tool pad. Il problema della sgrossatura qui è che il passo laterale sarà, dipendendo dall'angolo che la ferramenta va a lavorare, il passo laterale darà problemi negli angolini qui, no? Allora magari dovremo fare un ripasso. Vediamo un po' quanto hai. Perché io non ho nulla. Più mezzo. Boh, poco. Ah, raggio, vabbè, 1 mm. Millimetro qua, ok, millimetro passa. Okay. Allora avrai una presa di mezzo millimetro qui di ball nose, avevi detto, magari è anche poco. Ok, millimetro, cancelliamo sta vettore qui per non darci fastidio. E prendendo solo la vista 3D faremo una sgrossatura. Il materiale sopra, qua, 5 mm. Ok. Ah, si è rinfrescato. Dovevo muovere, per questo non si è rinfrescato. Vabbè, mettiamolo lì. Dopo vedrai tu dove vuoi metterlo, no? Il lavoro è qua. La Z di sicurezza, sai come è fatta, no? Dove inizia il lavoro anche, penso di sì, se no chiederai. Vedremo come fare. E questo è il materiale. Adesso passiamo al percorso utente. Selezioniamo delle metriche cilindriche. Facciamo che vogliamo copiare e editare questa qui. Editiamo. Questa qui si chiamerà 1. Sarà una N1000 di diametro 1. Facciamo che sarà la fondo 1 anche, e non so che materiale userai, se sarà cera, siamo già troppo, ma insomma. Passo laterale facciamo di mezzo 50%, e qua vedi tu cosa vuoi mettere. A me piace minuti secondi, che io lavoro con velocità bassissime. Ok? Principalmente sulla cera, perché non ho una macchina possante e nemmeno. Ok. Vabbè, ok. Abbiamo selezionato. Machining, la. Alluance, niente alluance, siamo zero alluance per vedere cosa succede. Lasciamo così. Questo 3D raster non so cosa viene fuori. Facciamo 3D raster per vedere cosa viene fuori. Boundary vector offset, no, non vogliamo, no. Non c'è selezione di vettore, nessun vettore, non voglio selezionarli. Ok, e calcola, vediamo cosa viene fuori. Vediamo se riesco a fare quello che pensavo, ma cioè, ho dovuto farlo. Fosse in NatCam, magari era più semplice per me.
Ecco, quello che dicevo, che mi sa che succede. Ok, vedi qui succede che il passo laterale è tutto sballato, mi ha dato anche un rimasuglio di materiale qui, ma insomma. Quindi adesso dobbiamo, in sequenza a questo percorso, creare un secondo percorso con i vettori selezionati. Vediamo se riesco a fare tutti i vettori selezionati, se va bene, se tutti, ma non quelli di fuori, questi. Vediamo un po' se riesco a fare profilo. Non so se mi sa che devo fare separati, ma insomma, vediamo un po'. No. 0 con di 0. No, se qua do 2,4. Fa una passata solo attorno. Outside, no alloens, no, non c'è bisogno di nulla, no, duplicate vectors where identified the slash are being run, 14 remaining vectors. Fatto solo quelli di fuori. Vediamo pulito il cerchio. Ah, non mi ricordo se non ho selezionato il percorso. Non mi ricordo se non avevo selezionato il nostro. Adesso facciamo un'altra volta lo stesso profilo, solo che creiamo un nuovo, no? Andiamo su questi qui e selezioniamo solo questi. Questi, erano tutti aggruppati. Ok. E outside and mille da uno, facciamo calcolo. Ok. Fino a dovevo andare a 1,5, fino a 1,5, allora close 2 editing, andiamo solo a 1,5, 1,5, non è questo. Ok, qua c'è la sgrossatura. Ovvio, sto usando uno da uno perché le cose sono piccole, no? E qua, no, qua mi ha mangiato anche dentro il. Allora, dobbiamo per forza fare. Dobbiamo per forza fare questo profilo. Il primo è quello esterno. Ah, qua mi ha fatto dentro. Ho capito, si è
qui. Lo cancelliamo. E questo qui. Mi sa che l'ha fatto bene. Ah, ecco, questo l'ha fatto benino. E quello esterno. Dobbiamo farlo solo con, perché mi ha calcolato anche il aveva calcolato e mangiato qua dentro il fettente. Vabbè, prendiamo questo qui, facciamo profilo lo stesso, 1,5, credo di sì. O 3, qua dobbiamo mettere 3. Calcola. E perché è venuto tutto questo? Sa perché ho la visibilità di questi qui. Ok, va bene, adesso va tutto bene. Preview tool pets. Tutte. Abbiamo pulito i cerchi e abbiamo pulito i piedini. Ci sono rimasti solo gli angoli inclinati. Adesso prendiamo gli angoli inclinati, i vettori che li ho aggruppati tutti e andiamo a fare una definitura con la tua balnosda a mezzo millimetro. Ma se usi una balnosda 0,5, il passo laterale minimo devi farlo da 0,1, ma minimo. Cioè, io direi di meno ancora, se vuoi una finitura decente. Allora, facciamo la finitura dentro i vettori, che sono già selezionati. Non vogliamo offset, bla bla bla, possiamo fare anche raster con un balnose che non c'è. Quindi, dobbiamo farla editandola, balnose da 0,5 con diametro appunto 0,5. Step over, vedi qui già automaticamente ci metti il 10%. Sarebbe l'ideale. E non so cosa devi fare. Dai, io lascerei. Metto i miei 700 soliti, quando non 500, dipende di cosa sto facendo. Voi mettiamo 20% per vedere cosa viene fuori, magari viene un po' rigata. Ok, bene. E boundary vector offset, no, possiamo stare, credo che farà, il percorso verrà sopra. Vedi, mi ha fatto il percorso solo nei piani inclinati. Facciamo, qua abbiamo già tutto pronto, bello fatto. Manca solo quella lì. Eccola. Adesso dice, ah, ma qua non è venuto bene perché qua dobbiamo fare 0,5. Andiamo su questa qui. Editiamola. Prendiamo la balnose e mettiamo. E diamo un offset attorno. Il problema è che se diamo un offset attorno alla componente qui, ci freghiamo da soli. Perché? Voglio dire questo. Perché? Sì, l'offset lo fai passare qua sopra, bene. Passare qua sotto, bene. Ma nelle laterali no, perché affondi con una di 0,5. Qui ti rovina tutto questo, no? Allora puoi aumentare questo vettore un pochino qui, un pochino lì, per togliere. Dico, qui puoi farlo, non c'è problema. Qui lo stesso. Calcoliamo prima. Ecco, ha dato una pulita. Vedi che non arriva in mezzo perché magari i vettori non sono combacianti proprio con i componenti.
Vedi qua, magari c'è qualche... Allora possiamo fare un offset, ma ho tutto aggruppato, devo disaggruppare tutto un'altra volta, ma penso che tu abbia capito, no? Cosa si deve fare? Ecco qua il tuo pezzo fresato, solo che adesso con i vettori devi venire un po' più in giù per togliere il... per far lavorare qualche millimetro in più. Nella lunghezza questo vettore, quando li disegni li fai un po' più grandi, cioè, ma sì, mi sono stato qua un po' a bruciare i peli della testa. Ho già esperienza con Arcade, per carità, tutto quello che vuoi, conosco anche Aspire, non è che non so, non è un programma nuovo, ma cioè, capisci quando dico che cioè, uno mi starci sopra, cioè, ok. Dispiace, ma è così. Vabbè.